L'équipe de France, Milan, Minoccia del Paris Saint-Germain, riflessioni in corso. Leao, decisione clamorosa, adesso si apre un nuovo scenario. Galliani! Promozione Monza o Champions Milan? Più difficile la prima! I giornalacci più venduti. Dybala Inter è fatta! E siamo ancora qua! Ero Calimero! Ma ora sono il nuovo Brad Pitt. Juve Berardi, avanti. Ma a chi vi paga voi, giornalacci? Perché non mi assumete? Faccio molto più teatro di voi. Sono molto più convincente quando parlo. Ditemi a chi devo mandare il mio curriculum. Perché per dire emerite stronzate ogni giorno di questa portata, potete assumere anche me, ma io lo faccio anche con il sorriso, sapendo di dire delle fake news. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon giovedì 9 di giugno a tutti e a tutti, e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Anche oggi sono così a proprio smuovere e rimuovere le mie manine belle belle, perché ragazzi ogni giorno sempre di più mi sto eccitando con questi giornalacci, ma proprio è come un orgasmo poter leggere le loro stronzate e poter mettervele qui su un piatto d'oro ogni giorno, per far sì che tutti coloro che si credono alle varie narrative sportive di questi tre giornalacci che li comprano, l'ha detto la Gazzetta, l'ha detto il Corriere dello Sport, l'ha detto tutto il Rutto Sport. E poi c'è il Marietto che vi smonta. Mi spiace, ragazzi. Spiazze. Malotta. Questo qua mi sta cominciando a rompere un poco balle, questo Marietto Milanista. Uè, Zang! Ancora lì sei? Ma quando cazzo mi paghi questi 2,5 miliardi di debiti? Malotta, guarda che io ti licenzio, Io sé che tu sei grande. Sei grande come me. Sei grande solamente tu. Ebbene, buongiorno a tutti i nuovi iscritti e le nuove iscritte al canale. Mi raccomando, con i like subito. Cla. Grazie per gli abbonamenti che state facendo da 0,99 a 24,99. Per chiaramente, visto che pagate il canone Rai, che non vi offre un cazzo al mese, almeno date quei soldi, dateli al Marietto, no? Non solo per il mio lavoro, ma anche perché sapete che sono l'unico youtuber del calcio che fa beneficenza alla ONG di Darius Rock per bambini senza casa e senza cibo. Quindi almeno un motivo ce l'avete per fare un abbonamento o una donazione nel PayPal piuttosto che nel conto corrente. Ma detto questo, che chiaramente il preambolo sempre dei miei video, ragazzi, dobbiamo passare alla lettura dei giornalacci più venduti d'Italia, e come sempre iniziamo da Tutto Rutto Sport di Torino, che anche oggi si mangia il bel grissino perché è filo juventino e anche abbastanza agnellino. Juve Berardi avanti, con tutta la cavalleria, avanti con Berardi, perché non si parla più di Perisic che doveva andare alla Juve e poi ha firmato per il Tottenham. Quindi ora Berardi, mentre il Corriere dello Sport ieri diceva Roma avanti tutta per Berardi. Allora, a dove devo andare sto Berardi? Berardi è lì a cavallo, dice: dove devo andare? Devo andare a Roma o devo andare a Torino? Devo andare a Roma o devo andare a Torino? Ebbene sì, Juve Berardi avanti, nuovi contatti con il Sassuolo in attesa di chiarire la questione di Maria.
L'altro giorno Di Maria era già vestito di bianco-nero quando ha fatto il gol contro l'Italia, ve lo ricordate il titolone? Ma meno male che ci sono i miei video, perché se no uno dice: ma questo spara stronza. No, guarda che vi guardate tutti i video della mattina e io ve le sto narrando, ve le sto spiattellando in faccia tutte le loro fake news di sti giornalacci. Cosa aveva detto dopo Italia-Argentina? Di Maria, un gol per la Juve. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Bene, adesso ci sono problemi perché sembra che voglia andare a Barcellona. Ma io dico, ma voi ma dove le pigliate queste notizie? Ma allo Zelig, al vecchio derby, quello di Milano dove faccio un cabaret, ma dove cazzo le prendete queste notizie? Vabbè, Dybala Inter è fatta! È fatta! Scrivetevi, 9 giugno è fatta. Tutto Sport ha visto con i suoi. Poi dopo andiamo agli altri giornali e vedete che non è fatto un cazzo. È già fatto tutto, secondo tutto Rutto Sport di Torino, chiaramente in prima pagina, spiattellato, vendiamo copie e i coglioni, andiamo a vedere cosa c'è scritto. E paga tutto Rutto Sport, invece di pagare l'abbonamento qui al Marietto Milanista e mettergli almeno 0,99 al mese, invece di fare i pezzenti e andare questo, e poi a parte chi non può, chiaramente, che allora lungi da me, ci sono persone che non si possono permettere manco un caffè al mese, e quindi io rispetto con tutto il cuore, però gli altri ragazzi, per spendere soldi per sti giornalacci, è meglio li spendete qua e almeno vi beccate un po' di cabaret quotidiano, un po' di divertimento, non andare lì e farvi venire poi la tristezza che poi le cose che dicono sono tutte stronzate. Dybala Inter è fatta, ieri intesa con la gente che deve dare l'ultimo ok. Allora, questo veramente a livello psicologico, se chiamassimo i più grandi psichiatri e psicologi, questa è una disfunzione cognitiva, perché tu stai dando un'informazione: Dybala Inter è fatta, a casa mia quando è fatta, è come se io sono stata una donna, me la sono trombata, oh, io me la sono fatta quella. Non è che, cioè, mi deve dare l'ultimo ok per farne, cioè, me la sono fatta, ok? Ecco, invece no, ieri intesa con la gente che deve dare l'ultimo ok. Quindi se tu devi dare l'ultimo ok, vuol dire che non è fatta, giusto? O sono io che sono fuori di testa? Lascio a voi. Toro oggi Joao Pedro, Cairo ansia Blackstone. Un cuore matto, matto da legare. Cairo sta con il cuore matto in questo momento. Tanto i soldi della sua merdaccia di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport se li tira uguali, quindi che cazzo deve stare in ansia. Golden Sanchez al Milan, accordo con... ecco qua, quell'altra. Accordo con il centrocampista portoghese Oscar Under 21 di Tutto Sport nel 2016, si devono soltanto superare i tentennamenti del Lille. L'accordo c'è, ma il Lille ancora tentenna. Ma passiamo al Corriere dello Sport di Roma, che non so da meno, dice: ah, se quelli sono di Torino, a Torino che vogliono, se mangiano il grissino, noi ce famo la matriciata. Koulibaly gela Napoli, non so dove giocherò. L'ombra del Barcellona. Mancini studia un'Italia per il 9. Studia. Ero Calimero, ora sono Brad Pitt. Galliani, mi cercano tutti. Più bello di una Champions vinta con il Milan. Il Monza punterà al lato sinistro della classifica e nel 2023. Brianteo con 25.000 posti. E quei 165 messaggi che mi sono arrivati dai procuratori. In alto, Dybala all'Inter, prima offerta. Dybala è fatta, da una parte. Dybala all'Inter, prima offerta. Rewind, è fatta, prima offerta. Quando una cosa è fatta, ripeto, me la sono fatta. La prima offerta è come se io ti sto chiedendo: oh, non è che già che ci siamo andiamo a letto, però ancora non si è fatto nulla, giusto? Per metterlo un po' più, diciamo, ma non è per essere volgari, cioè, scusate, ma tanto siamo tra uomini, siamo tra adulti, dai, che cazzo, anche le donne lo sanno ste cose, cioè, bisogna essere spontanei, con me trovate qui la trasparenza, non la demagogia di questi giornalacci, l'ipocrisia e le falsità, almeno io le cose le dico così, pane pane vino al vino. Pronto un contratto da 5 milioni e mezzo a stagione, nei prossimi giorni un altro incontro, Lukaku continua il pressing sul Chelsea. È in pressing sul Chelsea. No, già la vado. Ma da quant'è che vi sto facendo la mattina queste trasmissioni su Dybala? Sarà un paio di mesi,
che tirano fuori sti giornalacci. E l'Inter è già fatta. E no, attenzione, c'è l'inserimento della Roma, ma potrebbe esserci il Manchester City di Guardiola. Attenzione, addirittura il Milan. Ma la smettete? Ma assumetemi a me, veramente. Ma io lo dico a voi, ma gli stessi soldi che date a sti giornalacci di merda, cioè a questi giornalisti, ma datemeli a me, ma almeno io vi intrattengo, vi faccio fare due risate, vi faccio pensare, vi faccio aprire gli occhi. Ma come cazzo fanno? Siamo veramente, ma siamo dei livelli bassissimi, ma bassissimi di giornalismo. Sanchez al Milan, accordo. Anche qua c'è già l'accordo, ragazzi. Accordo, questi hanno visto tutto nero su bianco, hanno parlato lì con Maldini, perché ci sono i 007 Corriere dello Sport, sono tutti là, stanno guardando, osservando, e là, l'accordo, l'ho visto, l'ho visto. Il Newcastle su Pellegrini, no, a 60 milioni. Gazzetta dello Sport di Milano. Intesa con l'Inter, io pensavo intesa a San Paolo, la banca, che è quello che dovrebbe fare l'Inter, magari chiedere un prestito, ma di quelli belli pesanti, prima che non affondano. Dybala, primo sì, con la foto lui così, ok della gioia, una settimana per la firma. Terza versione in tre giornali diversi. Dybala è fatta. Tutto Ruto Sport. Dybala all'Inter, prima offerta. Dybala tra una settimana la firma. Siete spettacolari, cioè, per come raccontate voi le fake news, veramente bisogna darvi altro che tapiro, ma bisogna darvi il Golden Globe, cioè veramente delle stronzate lo devono dare i giornalisti, ragazzi. Io voto per il Golden Globe alle fake news di sti ciarlatani. A Paolo 6 milioni più bonus, a Dani, lui e Lautaro una coppia imprevedibile, ma anche con Romelu, è perché lì dietro c'è Romelu Lukaku che vuole tornare all'Inter, c'è la chiave per Lukaku. Oh cazzo, dov'è? La chiave. C'è la chiave per Lukaku, il Chelsea punta ad Humphries come contropartita. Chiave! Mica, mi sono lasciato le chiavi di là. C'è la chiave per Lukaku, ragazzi. Gli danno la chiave. Dumfries e l'Inter, chiaramente, essendo furbacchioni, Dumfries lo daranno sicuramente, no? Attacco Juve, attacco nucleare. Morata più Kostic e Di Maria lancia segnali. Di fumo, con i tamburi. Sto qua, ho fatto un gol per la Juve contro l'Italia. Milan, 100 milioni per i rinforzi, De Ketelaere, Sanchez, Lang, certo, ce la cattammo tutto quanto. Poi Montella, in Turchia ho vissuto una delle stagioni più belle, a Pirlo dico, non fare il Pirla, no, questo lo dico io, vieni pure tu e venite a fare pure tu gli narghile turchi, insieme a Montella, tutto contento, fumacchia lì in Turchia. Mancini, dal palleggio di Guardiola alla verticalità di Klopp, il CD ha cambiato l'Italia, mo in due partite, mo Mancini da la merda di con la Macedonia che ci siamo mangiati, Macedonia di frutta, adesso già è un'Italia spettacolare dopo due partite con la Germania e l'Ungheria, già, mamma mia, che schifezza. Ma l'unica cosa, al di là di queste notizie dell'equipe che minaccia il Milan per il discorso Botman, che anche questo già lo davano per fatto, Botman al Milan è ufficiale, perché io non faccio più delle live per non parlare di queste stronzate? Perché sono una persona coerente. Perché ve lo dico da tempo, dico, io non mi metto in questo calderone di stronzate, di fake news. Io ve le racconto, ve le narro, ci canto e ci rido sopra. Ma non entro in questo gioco, perché se io entro in una live e faccio una live con voi in questo momento, mi fate sempre le stesse domande. Mario, ma allora Botman ha firmato? Ragazzi, io non c'ho nessun microchip a casa Milan. Quindi, perché vi devo prendere per il culo come fanno i giornalisti e come fanno tanti youtuber? Perlomeno c'è una coerenza. Potrei prendere molti più soldi facendo le live, giusto? Perché le donazioni sono molto più alte. Però c'ho anche una coerenza da mantenere. O no? O no? A differenza di tanti pagliacci che ci sono nel web, e tanti pagliacci politici, e tanti pagliacci giornalisti. La farò, magari anche io, posso anche fare una live, però non mi metto a parlare di mercato, di cose, perché possiamo chiacchierarcela, ci vediamo e tutto, ma non parlo di queste cose, ragazzi, non parlo di queste cose, perché finché io non vedo iniziare il mercato e cominciare a vedere proprio foto, immagini, video con le firme, io non dico niente.
La decisione clamorosa di Leao dalla Gazzetta dello Sport, adesso ha cambiato procuratore da Mendes, è passato a sto amico francese del padre che cacchio, è un avvocato, non lo so che, adesso quindi vuol dire che ci saranno casini, cioè perché devono vendere, se no cosa raccontano? Se non c'è calcio giocato, si devono creare un calcio inventato, no? Galliani è più contento di sta promozione il Monza, vabbè, lui si sa, lui era Brianzolo. Infine, ufficiale l'annuncio del club Origi, praticamente molla il Liverpool, è arrivato l'annuncio ufficiale. Quindi ormai manca il prossimo passo, che in teoria dovrebbe essere il Milan, così come doveva essere Botman e tutto. Però ripeto, finché non vedo nero su bianco, lascio perdere. E lascio ai fakeari, a coloro che devono lanciare fake news tutti i giorni, come Gazzetta dello Sport, tutto Sport. Corriere dello Sport da un lato, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa dall'altro. I grandi venditori di fumo e di stronzate. Se concordi con me, chiaramente un like, iscrizione al canale, noi ci rivediamo a un prossimo appuntamento, mi raccomando, con gli abbonamenti. Un bacio agli amici, forte abbraccio a tutti gli amici. Bene, a tutta la tribù, a Uga Uga Ug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ci vediamo qui alla prossima. Ciao!